Allora, cari amiche e cari amici, oggi un Mi Scappa la Diretta veramente straordinario, ne sentirete, ne vedrete delle belle, in tutti i sensi. Mi raccomando, aspettate solamente pochi secondi di sigla e cominciamo e vedrete se non mantengo le promesse. Mi raccomando, non andate via, restate qui con noi. Allora, cari amici, io vi ho già raccontato in passato di incontri particolari che ho fatto nella mia vita. E evidentemente me li cerco, sarà una congiuntura astrale, non lo so. Oggi ero in treno, stavamo venendo da Milano ad Abbiategrasso con un amico che vi presenterò dopo, che comunque voi conoscete per lo più, ma ve lo presenterò dopo perché adesso lui sta facendo la ripresa della ripresa, sta facendo una sorta di backstage, quindi per il momento è impegnato. E mentre parlavamo sentivo una ragazza che canticchiava. Dico, ma mi stanno facendo le orecchie, tipica espressione lombarda, no? Mi stanno facendo le orecchie o c'è qualcuno che canta? Mi sono girato e vedo questa ragazza che adesso vi inquadro, eccola qui, che in effetti stava canticchiando. Ciao. Al che dico, ma che succede? Ma cos'è che sta combinando questa? Allora ho aspettato la prima pausa per capire un attimino cosa stesse succedendo, le ho chiesto, ci siamo messi a chiacchierare, ho fatto anche un breve video, l'ho ripreso col cellulare ma poi non sono riuscito a trasmetterlo perché poi oggi abbiamo fatto la diretta lunghissima eccetera eccetera. Ho detto, senti Silvi, questo è il nome, adesso ve la presento, ti va di fare un'intervista? Ah sì, perché no? Ed eccoci qua. Allora, intanto cominciamo, questa stupenda ragazza che vedete si chiama Sylvie Marie Hustem. L'ho detto, bravo, bene? Bravo! Ma... ho imparato, vedi? Subito, ecco. Ti sei francesizzato. Mi bravo. Sono francesizzato con la R. Allora, che è un mezzo soprano. Io, come avete sentito, l'ho incontrata in treno, ho avuto questa visione, anzi, questo ascolto fantastico. Ho detto, senti, ma mi fai sentire un po' meglio? E cos'è che stavi andando a fare? Anzi, cosa hai appena fatto? Allora... E sono andata a fare un'audizione per cantare al teatro di Garlasco. E in realtà l'audizione era presso un cantante che adesso ha deciso di intraprendere una carriera registica, quindi lo conoscevo già. E volevo sentire un po' a che punto ero arrivata, perché sono circa 3 anni che sogno di diventare una cantante lirica e solo un anno che studio seriamente, che ho trovato il maestro giusto, che mi sta portando a tirare fuori veramente le mie potenzialità. E solo che, voglio dire, è bello studiare, ma prima o poi dall'aula bisogna uscire, perché la vita, sia la vita vera di tutti i giorni, ma soprattutto la vita artistica, è nell'azione teatrale. Non si può restare sempre chiusi nella teoria, bisogna passare alla pratica, perché è quella l'essenza dell'arte, l'esserci. E questa audizione è andata abbastanza bene, è stata puramente conoscitiva e lui mi ha dato dei consigli sinceri ed è importante, perché indipendentemente dal risultato l'audizione è un modo per conoscere meglio me stessa, i miei limiti, però anche le mie potenzialità, e questo è. Bene, allora io sono molto contento, fra l'altro questa ragazza trasmette un'energia, ragazzi, veramente incredibile, perché proprio comunque è positiva, simpatica, eccetera. E ripeto, l'approccio ve l'ho raccontato, è successo proprio come vi ho appena detto, quindi ovviamente prima lei, fra l'altro, doveva proseguire fino a Vigevano, io scendevo prima, quindi prima di arrivare alla mia fermata ho detto, senti, dammi il numero così ci sentiamo, poi io sono andato a casa con l'amico ignoto di cui parleremo dopo e poi ho detto, senti, allora hai finito? L'ho chiamata, ha detto sì, guarda, ho finito adesso mi fermo ad Abbiategrasso e facciamo l'intervista. Però intervista va bene, abbiamo chiacchierato e chiacchiereremo, però adesso devi cantare. Va bene. Quindi senti, non lo so, vogliamo cominciare facendo sentire a chi ci segue quello che stavi facendo sul treno, okay. Cos'erano? Dei gorgheggi, delle prove, cos'erano? Stavo ripassando un pezzo che mi hanno chiesto di portare, che è tratto dal Barbiere di Siviglia, cantato da Berta. Berta è la domestica della casa, stufa che in quella casa ci siano soltanto danni, casini e che nessuno segua un ordine, una logica, e che l'amore ha rapito tutti. E quindi dice, cavolo, ma che cavolo, stanno impazzendo tutti. E adesso allora vi posso canticchiare l'aria di Berta e poi più tardi vedremo. Vai.
cerca moglie, vuol marito, la ragazza, quello freme, questa è pazza, tutti e due son da legar. Sì, sì, tutti e due son da legar. Sì, sì, tutti e due son da legar, tutti e due son da legar. Tutti e due son da legar, tutti e due son da legar, tutti e due son da legar. Fantastico, non abbiamo gli applausi pronti, quindi li facciamo noi così, ce li facciamo da soli, fantastico. Coraggio. Quindi questo qui è Berta. Questa è Berta. La domestica del barbiere di Siviglia. Fantastico, tutte e due sono dalle garre, ma quindi erano talmente innamorati che erano completamente pazzi. No, allora, il padrone di casa è innamorato della sua protetta, ma la protetta ovviamente è innamorata di un bel giovane. E quindi insomma non si capisce più niente. E il barbiere di Siviglia, guardatelo, andatelo a vedere, perché fa ammazzare delle risate ed è così attuale. Anche Mozart. Senti, a proposito, prima di sentire un altro pezzo, certo. Tu mi dicevi che andrai, ecco, tu abiti a Bolzano, giusto? Sì, io siciliana col cuore belga. Come sei? Sono di cuore siciliana? Sono metà siciliana e metà belga. Perché il nome, in questo cognome, Justin. Esatto. Justin. Sì, non è palermitano sicuramente. No. Di dov'è tuo papà o chi ti ha dato il nome? Mio padre è belga? Sì, è belga. Io sin da bambina sono nata a Palermo, ma sin da bambina ho girato, ho vissuto appunto a Bruxelles, ho vissuto a Roma, a Milano, anche a Pavia. E adesso mi sono ritrovata tra i monti, insomma, per trovare un po' più di calma. Ok, a Bolzano. E cos'è che state cominciando a fare? Mi hai detto che, a parte anche recitazione, ma sì, qualcosa invece in teatro, di lirica, quando la fai? E c'è qualcosa in programma a breve? Allora, se tutto va bene con l'audizione fatta, dovrei cominciare tra 6 mesi, ma sarò in zona, a Garlasco. Quindi mi raccomando, fateci un pensiero se siete in Lombardia. Io comunque non mi perdo d'animo e chi ha voglia di sentirmi mi faccio sentire, quindi sono così ostinata e ho lottato così tanto per essere, quantomeno per avere la possibilità di farlo, che prima o poi deve saltare fuori qualcosa. Magari non sarò mai la Callas, magari non sarò mai alla Scala, non importa, l'importante è poter fare quello che uno ama, perché sennò la vita, non dico che è buttata, ma è una vita fatta a metà, ecco. Brava, guarda, quindi, tu non sai, potrei parlarti per ore per confermare quello che stai dicendo. Fidati, sì, sulla parola, no, per ma, il momento. Ma poi adesso, lo so, sono una chiacchierona, non fateci caso perché sono laureata in filosofia, quindi sono una chiacchierona. Però la questione è questa. La vita, poi, sarà banale, però non c'è né stipendio sicuro, né la macchina, né vestiti, né non c'è niente che possa sostituire il fare ciò che si ama e il non vivere solo per accontentare gli altri, ma solo per proprio... per diventare ciò che si è. Cioè, il saggio dice: diventa ciò che sei. Ecco. Sono d'accordo. Allora, senti, vogliamo cantare qualche altra cosa? Perché Chiaro. Qua la cosa più importante è la voce. Così magari facciamo tornare quei signori che sono passati. Certo. Appena. Dai. Canta, non dimmi neanche cosa, me lo dici dopo. Vai. Amore d'un oiseau rebelle che il ne e se vievo la colla pelle, si lui convien de refuser, rien ne le fait, mais la sua prière, l'on parle bien, l'autre s'en va. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour est un fan de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Mais si je t'aime pas, si je t'aime pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi.
ragazzi, cioè, e questa che cos'era? La Carmen. La Carmen. Però la Carmen è uno stadio finale, ma io ve l'ho fatta per farvi vedere che dentro di me dorme Carmen, ma ancora la devo svegliare, ma si sveglierà prima o poi e sarete tutti rovinati. Vedete, è anche simpatico, oltre ad essere quindi una filosofa, da quello che ci ha detto, è una stupenda cantante. Ma... niente, quindi io... prego, prego, prego. No, che nel senso, tutta questa aria, e, insomma, bisogna bere tanto. Bevi, 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 anche bevi. Se bevi. Siete cantanti, bevete tanto che fa bene alla salute. Assolutamente, bere fa sicuramente bene a tutti quanti, anche a chi non canta. Beh, io sono sicuro che siete anche voi estasiati. Adesso magari provo a leggere anche se ci sono dei commenti. Mi scuso, cari amici, se siamo un po' al buio, però abbiamo questo riflettore qua davanti che comunque un minimo di luce ce la dà. Per fortuna riflettiamo abbastanza perché siamo entrambi abbastanza chiari di carnagione, quindi... diciamo che in qualche modo ci vedete, ma tanto in questo momento la cosa più importante è sentirci, ecco, e credo che voi abbiate sentito, ma facciamo sentire ancora qualcos'altro prima di salutarci, che dici? Hai voglia o sei stanca? No, 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 adesso... Ok, quindi tu sei a Bolzano, ma com'è che sei finita proprio a Bolzano dopo Roma, Pavia, Palermo? Una tale storia, ma ripeto, dopo tanta folla cittadina, dopo tanto caos, avevo bisogno di riordinare le idee con la calma dell'aria montanara. Io poi sono una grande amante della natura, mi definisco un po', non so, forse un po' una pagana, cioè nel senso io amo la natura veramente così tanto che ritrovo me stessa stando tra le montagne, tra i boschi, cioè mi rigenero, invece la città mi soffoca lo spirito veramente. E quindi questo mi ha permesso di trovare il mio centro, o quantomeno di provarci, perché mica è facile trovare il proprio centro, cavolo, è un'eterna ricerca. Quindi mi viene in mente una canzone di Battiato. Esatto. Cerco un centro di gravità, esatto, permanente. Ecco. Ti senti in sintonia un po' con Battiato? Ma sì, assolutamente, è uno dei miei idoli, perché lui è proprio... A parte, i testi sono super esoterici, cioè io adoro l'esoterismo, oltretutto, figurati, se no, non poteva mancare. Sì, perché lui proprio è profondo e questa profondità è perduta, cioè sempre più questi contenuti, non ci siamo tutti così rincretiniti davanti a Facebook che non contempliamo più niente, non riflettiamo più sul senso delle cose e quindi niente, giorni buttati, ore buttate, chissà. Allora senti, qui Gaucho dice buonasera Salvo e buonasera alla tua ospite, complimenti per la voce, ecco. Poi, vabbè, poi ci sono invece altri commenti che se la stanno parlando fra di loro. Poi c'è Frank che dice ciao cantantoni. Beh, cantantrice, perché io non sono affatto un cantante, lo è solo lei. E quindi, senti, io direi di far sentire ancora una cosa, però aspetta, prima volevo chiederti questa cosa qua. Ma tu ce l'hai un tuo canale YouTube, qualcosa, dove no, la gente... No, ancora no, perché non mi sento pronta ancora per poter esprimere... E che cosa aspetti? Cioè, già fai delle meraviglie, già dei ma pezzettini come questi... Ma pensate, ma questo non è un... Ancora, io non lo reputo un livello necessario dal teatro, quindi aspetto, perché voglio essere sicura di poter mantenere uno standard qualitativo... che possa essere veramente un biglietto da visita, perché per cantare un concertino è una cosa, ma per il teatro non sono ancora pronta, lo dico con umiltà assoluta e con onestà. So i miei limiti, so che i miei acuti non sono perfetti, so che i miei gravi a volte non sono perfetti, ogni tanto sbaglio l'intonazione, però so che comunque, ripeto, il mio cuore batte in assoluto per questo e, come ho detto prima, è quello che poi alla fine fa arrivare, e più che la tecnica, più che il dovere a tutti i costi essere famosi, perché la fama è una cosa aleatoria, effimera, esatto, ma certo. L'amore per quello che fai può durare fino all'ultimo respiro della vita, è questo. Scusa, questa è una cosa molto bella, la potresti ridire perché mi è venuta male. Ah, dai. Ma siamo in diretta. Sì, siamo in diretta, vai, vieni Tomix. Allora, cari amici, è con molto piacere che vi presento il grande Tomix, ecco, alias Tommaso Minniti.
uno dei più noti cosiddetti complottisti. Questa non è una parola. Dire. Non lo dico. Taglio tutto. Tanto, tagli tutto, tagli tutto. Vabbè, insomma, è una brutta parola. Essere un complottista perché ci hanno rotto questi qua. Ma come si permette? Abbiamo trovato un'amica. Un'altra complottista. Yeah. Ecco. Allora, aspetta, facciamo una cosa. Questa la spostiamo così vediamo se riusciamo a inquadrare. Ecco qua. Ci siamo tutti a tre. Hai visto che. Ma guarda che quando sei siamo bella forte. No. Sì. Molto bella. No, sì. Che molto dici? Bella. Grazie. allora, cari amici, quindi adesso. Senti, Tomix, visto che sei entrato qui con noi, adesso. Scusa, hai fatto bene. Io ti volevo chiamare. È tutta la giornata che sto lavorando per te. Però lo fai con passione, quindi se no non lo faresti tutta la giornata che mi butta dentro le sue dirette. Io adesso ti chiedo una donazione, Salvo. Scusa. Va bene, e io te la faccio volentieri. Minimo appena arrivo a casa. 50 euro, minimo la gialla, capito? Sì, sì, sì. Vabbè. Ma sei contento di questa mezza giornata passata con un pazzo come me? No, non contento, sono felicissimo, perché è cominciata che sei venuto a Milano, poi in treno abbiamo incontrato lei, ma è stato un risveglio l'incontro con lei, perché a un certo punto lei, cantante, ha cominciato a gorgheggiare. Noi ci siamo interessati, ma sei cantante, davanti a te c'era un'altra ragazza che era in silenzio. Era e dice, una pianista! Io sono pianista. Federica, si chiama Federica. Dice, guarda, io sarei un attore, sì, veramente, si possono venire. Cioè, il vagone si è svegliato. Il vagone era un effluvio di arte. Assolutamente, assolutamente. 10 secondi, tutti hanno posato i loro cellulari. Sì. Cavolo, è quello! Sono è vero. Tutti così porca anestetizzati. Miseria, no? È vero. Abbiamo risvegliato un vagone. C'erano tutti che erano ognuno per i fatti propri, chi guardava il cellulare, chi leggeva, chi faceva. Quindi abbiamo veramente creato un centro di ci vogliono i pazzi al mondo. Esatto. Ci vogliono i pazzi, o forse è inutile quelli che sono più sani di tanti altri. Ma certo, è inutile stare lì e chiedere ma la logica, la fallacia logica. Andate a ci vogliono i pazzi, ci vogliono gli eretici, ci vogliono gli artisti. Esatto. Assolutamente. Io dico sempre, solo chi è talmente pazzo da sognare di cambiare il mondo, prima o poi ci riesce. Ma io penso non è una frase mia, è di Einstein. No, ma poi io dico questo. Alla fine, dico, noi tutti, quando siamo soli con noi stessi, diciamo, oddio, ma come faccio? Io chi sono? Però alla fine siamo tutti goccioline, ma insieme, quando ci uniamo, siamo un oceano, perché tante persone... tante persone che si rendono conto di come stanno veramente le cose, e che questa è una società malata alla radice... E quindi ci fanno passare per malati a noi che invece abbiamo ci siamo risvegliati. Bravissima, hai ragione. Ma già il fatto che per esempio noi stiamo facendo una trasmissione televisiva non nel tuo studio, Sal, fuori, qua, in piazza, sembra una cosa un po' antica. A vederla lontano un po' antica Roma, no? Esatto. Beh, è carino, qua siamo in una piazza molto carina, vicino a Piazza Castello ad Abbiategrasso. Oh, guarda, c'è sta pure Garibaldi qua. Sì. Garibaldi. No, chi è? Vabbè, Garibaldi, vabbè, lui se non ci stesse sarebbe pure meglio, comunque vabbè, lasciamo stare. Senti, allora, visto che tu c'hai il treno fra 10 minuti. Ah, sì? Sì, poi a meno che tu non dici lo voglio perdere volentieri, allora se rimani, se sei disposto a perdere il treno, possiamo anche prolungare. Io potrei pure perdere il treno, però cioè, c'è un mio amico che nel senso sono un po' in un dilemma, adesso sono un po' in un dilemma, perché come faccio? Ci sta aspettando a Milano il tuo amico. No, non è che mi aspetta veramente, cioè mi ha detto quando arrivi arrivi. Totò diceva il dilemma è bigornuto. E questo amico tuo com'è? No, dico... No, lui non è solo un amico, veramente. Vabbè. È solo un best friend. Facciamo una cosa, noi intanto cantiamo e facciamo in modo di finire in tempo utile per il treno. Va bene. Poi se tu decidi di perdere il treno, quello è un altro discorso. Però intanto andiamo avanti con un altro bel pezzo. Sì, però sentiamo se Tomix vuole aggiungere qualcosa prima. No, ma io direi che abbiamo aggiunto tanto. Sottraiamo. Sottraiamo. Adesso io riavvicino la telecamera perché voglio fare un primo piano a questa stupenda ragazza. Ci vuoi dire prima cosa ci canti? Vedrai carino da parte del Don Giovanni, che è un'opera molto interessante. Assicuro che anche quella è... Pensa alla Zerlina. La mia nipotina di 3 anni la canta. Sì. Bene. Canta Leporello. Notte e giorno fatica. Nulla. Io invece canto Vedrai carino. Zerlina è una piccola contadinella che viene sedotta e traviata dal Don Giovanni. Un po' furbetta, perché alla fine Don Giovanni gli offre un bel po' di cosette. Però lei alla fine è un po' innocentina, non è che vuole lasciare Masetto. Vabbè, alla fine, prima di tradire Masetto, si redime e vabbè, poi fa pace col suo maritino contadino. E il maritino contadino, per vendicarsi, cerca Don Giovanni e il suo servo per fare a botte, viene malmenato di brutto. Zerlina, che vuole fare la mogliettina redenta, vuole curarlo, però ha tutta un'idea particolare di come curarlo. Adesso se ascoltate bene le parole dell'aria, capirete.
Bene, allora, quindi il titolo è? Vedrai carino. Vedrai carino. Sylvie Marie Justin. Ma posso alzarmi in piedi un attimo? Caspita, puoi fare quello che vuoi. Mi devi solo dare il tempo di cambiare un attimo l'inquadratura. Mettiti un po' in piedi, vediamo un po'. Mi vedete? Ah, bene. Ok. Wow, che sfondo. Vai. Vedrai carino se sei buonino. Che bel rimedio ti voglio dar. È naturale, non da disgusto, e lo speziale non lo sa far, no, non lo sa far, no. Praticamente questa gli chiede di toccarla da tutte le parti. Sì, com'è pornografico Mozart, non avete idea, ragazzi. Pazzesco. L'opera sembra una cosa da fighetta, da damerini del cavolo, ma è bella tosta, è più porno di 50 sfumatori di grigio, fidatevi. Porca miseria, cioè questa si fa toccare da tutte le parti, toccami qua, toccami là. Guarda che incredibile. Mozart, Don Giovanni è incredibile. È la mia opera preferita di Mozart. Le nozze di Figaro pure. Incredibile. Allora, facciamo così, noi adesso, cari amici, ci salutiamo, credo che vi abbiamo veramente fornito una... Questa è venuta bene perché Zerlina lo studio da... No, ma poi Zerlina lo studio da più tempo come ruolo. Bene, come vedete i cantanti dopo un'esibizione bevono, perché sennò l'ugola... No. È una bella fatica, eh? È come andare a correre, nessuno ci crede, pensa che siamo dei damerini impalati pure noi, ma in realtà è un'attività fisica che... Cioè, niente fumo, niente alcol, bisogna fare una vita da suora, anche se canti queste cose è un po' porno. Però. Come, scusa, niente fumo, niente alcol e poi... No, vabbè, adesso... Ah, ecco, basta, tutto. Niente fumo, niente alcol, no, basta. No, nel senso che... Ah, ok, no, dormire... C'ha l'amico, no, che deve partire, l'aspetta, lasciamo perdere il discorso. Ok, niente fumo, niente alcol, punto, basta. No, con no, le nel senso dormire bene, mangiare sano, ascoltare il proprio corpo, non perdersi in cose... dannose. No, ma hai detto una cosa bellissima, cioè quella di ascoltare il proprio corpo. Certo, un'altra cosa che nessuno fa metà, in quest'epoca. La gran parte delle nevrosi, secondo me, nascono proprio dal fatto che noi annulliamo il nostro corpo. Bravo. Ma è un annullamento che deriva dall'educazione, dalla cultura. Bravo, stessa. Il mio professore di canto dice proprio questa cosa, infatti lui è un grande per questo. A proposito, io adesso magari... gli faccio pubblicità a questo mio insegnante, si chiama Stefano Anselmi, un baritono fantastico, nonché filosofo del canto, cioè nel senso che proprio ha scritto dei libri che vanno in fondo alla questione. E grazie maestro Anselmi per avermi resa ciò che sono. E meno senti male. Ma tu c'hai un profilo Facebook? Io sì. E quindi come ti si trova? Cercando il nome così? Allora, Sylvie no, Marie? No.
cioè in realtà c'è anche quel profilo, però diciamo quello in cui sono attivo è Sylvie Lune. Perché Sylvie scritto così, come nel titolo, sì? Sylvie, e poi Lune. Lune, sì, come cioè la L-U-N. Luna. Perché sì, come la luna, perché okay. Non so, sono mutevole come la luna, un po'. Ok. Lunatica, un po' lunatica. È una okay. Bellissima luna, c'è un bello spicchio di luna, ma ma no, io non riesco a inquadrarlo con questa telecamera, figurati. Allora, cari amici, noi adesso vi salutiamo perché così io voglio permettere a Sylvie e a Tommix di prendere il treno. Poi se loro lo vogliono perdere, per me possono farlo senza problemi. Io cari amici vi saluto, vi ringrazio, spero che abbiate apprezzato questa cosa così estemporanea con questi due stupendi esemplari di essere umano, Sylvie e Tommix. Noi ci vediamo con il Mi scappa la diretta di domani, ma attenzione, alle 19 trasmetteremo la puntata di Sbanchiamo con Rossella Fidanza. Non perdetevela perché anche quella di oggi è molto interessante. Cari amici, io vi saluto. Ciao! Un abbraccio a tutti voi, vi saluto anche Sylvie. Noi prima di prendere il treno prendiamo un po' di confidenza. Assolutamente, sì, assolutamente. Sì, sì. Io vi saluto, un abbraccio a tutti voi. Mi raccomando, cari amici, rimanete su Salvo 5.0 perché molto presto comincia Sbanchiamo. Ciao a tutti e grazie.